zona di Maggiore, il suo controllo e poi la palla scaricata, Farias, bella intuizione, conclusione di Marchizza sul fondo, ottima iniziativa dello Spezia, rimette in movimento Marchizza. Al limite Marchizza, carica a sinistro, tiro deviato da Demiral sul fondo. Ora ha sbagliato l'uscita dello Spezia, Danilo in area di rigore, sterza bene, Danilo, Vignali allontana con Ronaldo, Kulusevski, attenzione a Ronaldo che riceve largo, al limite Ronaldo in area, con il destro Ronaldo, palo interno. Eccolo Bernardeschi molto alto ad allargare il fronte offensivo della Juve, c'è Bernardeschi che la mette, primo palo, appena entrato, segna subito Morata, ma sulla bandierina, fuori gioco. Ancora ferma sullo 0-0 ed è gol, dunque Alvaro Morata appena entrato in campo sblocca la partita sull'assist di Bernardeschi, i cambi di Pirlo fanno subito la differenza. Eh sì, messaggio arrivato immediatamente. Attenzione a Kulusevski, rimpelare anche Chiesa, Bernardeschi arriva in area, cerca un altro assist, Chiesa, provvedele, fantastico, ma Chiesa trova comunque il gol, stava per uscire, ma segna Federico Chiesa, 2-0 Juve. Eh sì, travolgente veramente la Juve con l'ingresso di Bernardeschi, tutti avanti e così tanta potenza tecnica. La Juve un metro dal muro dello Spezia, parte Cristiano Ronaldo, vola Provedel, gli nega il gol del 3-0. Da Agumè, campo aperto per Ronaldo, Ronaldo al limite, Ronaldo carica il sinistro e va a segno anche oggi Cristiano Ronaldo, terzo gol consecutivo, aveva segnato col Crotone due volte, aveva segnato con l'Hellas, segna anche oggi e sono 20 in campionato. Lanciandosi così, no, non sembra quasi cadere per l'intervento di Demiral. Qui per forse fortuna... però Demiral, infatti calcio di rigore, Demiral siamo calcia. 90. Parte Kalapinov, Szczęsny, para al rigore, si regala anche questa soddisfazione il portiere polacco e dunque il risultato resta questo, la Juventus batte lo Spezia 3-0 con tre gol nel secondo tempo, Morata, Chiesa e Ronaldo.